Legge elettorale regionale in alto mare. Un ennesimo nulla di fatto nell'incontro della Commissione se non la richiesta di rinvio in attesa di concludere le audizioni da parte del capogruppo di Forza Italia Ignazio Zullo. Richieste di audizione pervenute da Alternativa Comunista e dal Movimento 5 Stelle che pur non dispongono di rappresentanti in Consiglio. La richiesta di rinvio ha infastidito il capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà Michele Lo Sappio che ha abbandonato la seduta. I nodi cruciali ancora sul tappeto sembrano insormontabili, riguardano la parità di genere con doppia preferenza, la soglia di sbarramento e il dimensionamento dei collegi elettorali. Argomenti sui quali non si riesce ancora a far quadrare il cerchio e sui quali i forzisti preferirebbero, superando il recinto della Commissione, sottoporre al confronto in aula. Nel frattempo i grillini in attesa di audizione spingono l'acceleratore sul democratellum, un proporzionale privo di premio di maggioranza, che prevede per consigliere un massimo di due mandati esclusione dei condannati in consiglio regionale con l'introduzione di un sistema di richiamo per il consigliere che non avesse adempiuto al proprio mandato. Secondo i pentastellati il modello di riferimento risulta essere pienamente costituzionale e compatibile in materia di legislazione elettorale regionale. Per i parlamentari grillini pugliesi quei principi sarebbero pienamente mutuabili da Roma a Bari e consentirebbero di varare una riforma nuova nei contenuti alternativa più trasparente che vada oltre gli interessi di bottega. Lo stallo ai continui rinvii sulla riforma elettorale ha allarmato e sospettito la consulta regionale femminile e il comitato promotore della legge 50 e 50, le cui richieste rischiano di essere affossate col voto segreto in aula.